Ludovico Ariosto nacque a Reggio Emilia l'8 settembre del 1474. Iniziò i suoi studi a Ferrara. Per volere del padre, studiò per 5 anni legge, ma poi si dedicò alle lettere, per le quali sentiva una forte inclinazione. Fu dapprima al servizio del cardinale Ippolito d'Este e poi del duca Alfonso. Svolse molti incarichi di carattere militare, amministrativo, politico e divenne anche governatore della Garfagnana, regione montuosa e selvatica della Toscana, infestata dai briganti, dove governò per 3 anni con saggezza e abilità. Tornato a Ferrara nel 1525, poté finalmente comprarsi una casetta e realizzare il sogno di una vita tranquilla, non più turbata da fastidiosi impegni, tutta dedita allo studio e alla poesia. Trascorse così, alietato dall'amore della sua donna Alessandra Benucci e del figlio Virginio, gli ultimi anni della sua vita, ampliando e correggendo il suo grande poema, L'Orlando Furioso. Egli fece in tempo a vederlo pubblicato nell'edizione definitiva, la terza, nel 1532. Morì pochi mesi dopo a Ferrara, il 6 luglio 1533.